C'è Di Battista che a sorpresa lancia l'ex Gargamella Bersani. Ecco perché. Ancora non conosciamo il nome del PD di Renzi o di Berlusconi, ormai la stessa cosa, il Movimento 5 Stelle, l'Assemblea ha fatto 10 nomi, tra l'altro 10 nomi anche diversi uno dall'altro e si esprimeranno i nostri iscritti. Io ho proposto sia Nino Di Matteo, il magistrato che combatte la trattativa Stato-mafia, e la trattativa Stato-mafia c'è tuttora, basta guardare gli arresti di oggi in Emilia Romagna, e anche Bersani, ho voluto fare un ragionamento trasparente, ho pensato che chissà che lui non possa mantenere leggermente, nonostante sia uno del PD che abbia quella storia, leggermente la schiena un po' più dritta rispetto a questo patto del Nazareno, che è un patto massonico, cioè loro si stanno nel segreto dei cittadini italiani spartendo le risorse dell'Italia, tutto a vantaggio della famiglia Renzi, Boschi, Verdini e di Berlusconi, che non vede l'ora di tornare in Parlamento perché magari c'è un processo pendente sulla compravendita dei senatori. Gli ha mandato un messaggino Bersani, l'ha ringraziata? No, assolutamente, ma voterà la rete come sempre, cioè io voglio proprio che capiamo, che i cittadini a casa capiscano che mentre il PD ancora non ha un nome, probabilmente i deputati del PD riceveranno un SMS, non si sa da chi, forse da Verdini. Il Movimento 5 PD da Verdini. Certo. Il Movimento 5 Stelle fa questo, cioè fa entrare democrazia nelle istituzioni, trasparenza, fa una discussione libera in streaming sul Presidente della Repubblica e farà decidere gli iscritti. Questa si chiama democrazia. Partito Democratico ci diceva di scongelarci. Sono loro che dovrebbero essere un po' più democratici. Avete SMS a Grillo, l'ha mandato per dire questi due nomi di no. Matteo e Bersani? No. Giuri? Lo giuro.